Di solito sono abituato in questa sala a raccontare qualcun altro che deve iniziare a parlare. Parlare di me stesso è un po' atipico, ma lo ci proverò e vediamo che cosa succede praticamente. Qualcuno su Facebook mi ha scritto che da quando mi conosce da diversi lustri io dico che voglio scrivere un libro. È assolutamente vero, è una cosa che mi solletica da un sacco di tempo, l'idea di unire due passioni sostanzialmente. Quello della storia e quello dell'inventare attorno a quella che è storia reale una situazione di fantasia. Ed è stato un po' quello che ho cercato di fare. Ecco. L'amore per la storia forse nasce da un'epoca remota, ci ho pensato in questi giorni, faccio che gli racconto io adesso in questo. E mi sono ricordato di un evento, è proprio un aneddoto, prendetelo per quello che è. Ero bambino, avevo 5 anni, era l'estate praticamente del 71. Io iniziavo ad andare a scuola ad agosto, praticamente, cioè era agosto, iniziavo ad andare a scuola il 1° di ottobre, facevo prima elementare. Avevo già iniziato a leggere, praticamente qualcosina leggevo, ero a quell'epoca cintura nera di lettura di cartelloni pubblicitari lungo le strade, praticamente. Quello lo facevo in macchina, lo leggevo ad alta voce, mi dava un certo qual tono. Quindi facevo questa cosa, ed eravamo in vacanza con i miei genitori, di solito si andava, ahimè, non eravamo in Canavese, ma eravamo nelle Valli di Lanzo, perché eravamo cantori, era di solito siamo qua da quelle parti. Lungo la strada vedo uno di quei cartelli pubblicitari, diciamo più turistici praticamente, che riportava la scritta Torre Campanaria XII. Io l'ho letta così all'epoca praticamente. Voglio andare a vedere la Torre Campanaria XII. Mio padre fa: guarda, è tardi, non ci andiamo, insomma, ci andremo un'altra volta. No, mi sono messo a piangere. Mi hanno dovuto portare a Ceres a vedere la Torre Campanaria del XII secolo. Perché io dovevo assolutamente vedere, doveva dirmi già qualcosa questa cosa, che forse insomma in qualche modo c'era già qualche prodromo per l'amore per la storia, praticamente c'era l'amore. Durante il periodo della scuola in realtà ho dei ricordi sulla storia che non mi avvincono così tanto, forse perché la storia, quando facevo io le scuole dell'obbligo, non era strutturata così bene, cioè insomma si studiava ovviamente la storia, però cioè, senza questa grossa motivazione, si studiava come se nel posto, mi facevo delle domande, perché nel posto in cui vivevo sembra che non ci fosse storia. Io vivevo a Settimo Torinese allora, Settimo Torinese, l'unica cosa che c'era, Settimo Miglio e stazione di Cambio Cavalli. E vabbè, però c'è una torre, perché c'è una torre? Nessuno mi sapeva rispondere perché c'era questa torre, forse un castello, ma in realtà Settimo Torinese è stato coinvolto nelle guerre del Canavese, vabbè, questa è tutta un'altra storia, però all'epoca non si raccontava, però ci raccontavano tanti altri particolari che erano lontanissimi da noi. Ad esempio io durante l'epoca della scuola ho imparato chi erano i piloti. È importantissimo sapere chi fossero i piloti. Chi di voi sa chi sono i piloti? Lo so, tu mi sei di storia. Cioè mi chiedevo, ma perché io devo sapere di una popolazione degli Spartani, che peraltro manco esistono più praticamente, e non devo sapere, che ne so, di un Arduino di Ivrea, che praticamente è stato il primo strenuo difensore, diciamo, dei nobili a tempo determinato. Ecco, questo nessuno me l'ha mai saputo spiegare praticamente, per quelle cose di questo genere. Poi si imparavano le poesie a memoria praticamente. Ecco, questo era un altro aspetto. Ricordo solo una strofa. Alberico, i goti piangono, il gran morto di loro gente. Qualcuno sa che poesia è? Se dico Carducci, la tomba? Esatto, proprio quella. Però mi dicevo, ok, vabbè, lì ci raccontavano tante belle cose praticamente relative al fatto che questi cattivoni di goti che arrivano in Italia fanno fuori sti romani, tanta brava gente, effettivamente, no? Dimenticandosi, o omettendo banalmente, di dirci che però quel re goto era anche un generale romano, quindi era nelle fila e aveva fatto di tutto, perché chiedeva semplicemente un pezzo di terra da coltivare per la sua popolazione.
Ma questo a scuola non ce lo raccontavano. Allora ho imparato poi mio malgrado dopo, praticamente, approfondendo, eccetera. Ed è proprio dall'amore per questa storia che apro praticamente questo libro con questa frase. Una frase di Juan José Arreola, che è uno scrittore messicano, che dice che ciò che più mi spaventa è l'inverno della memoria. Mi piacciono i particolari, mi piacciono i particolari locali, mi piacciono quella storia che non fa tanto il botto, ma che comunque magari viene coperta un po' da una coltre di polvere e che non tutti riconosciamo, eccetera. Quindi ed è il tentativo che ho cercato di fare praticamente con queste pagine che ho cominciato a scrivere praticamente. Che cosa succede praticamente? Succede che praticamente la vicenda si svolge nell'autunno, ci sono due eventi singoli praticamente, quello dell'autunno 1985, che è un evento reale che qui ci sono almeno una persona, gli altri forse non sono riusciti a intervenire questa sera, che l'hanno vissuta con me. E poi si svolge nella fantasia nell'anno 1986, è stata contestualizzata in quel momento. Cosa succede? Succede che, come succede sempre, che con un gruppo di amici dell'epoca, quelli di sempre praticamente, facevamo varie cose, tra le quali proprio in autunno, come in questo periodo, si andava in giro magari tra boschi, a castagni, funghi e cose di questo genere, per passare un po' di tempo assieme, un po' all'aria aperta e nella natura. Nel bosco incontriamo una persona, non dico di più, se avrete il piacere di leggere, incontriamo qualcuno che ci parla di un castello, veniamo coinvolti da questa cosa e ci portano a vedere questo castello. Questo castello in realtà era una villa abbandonata. Oggi va tanto di moda l'urbex, se voi seguite i canali YouTube è pieno praticamente di gente che va a visitare praticamente case abbandonate, eccetera. C'è anche gente che vive qui vicino che ha un canale particolareggiato proprio su questo fatto. Ebbene, noi l'abbiamo fatto, all'epoca la chiamavamo infrazione perché siamo entrati direttamente in una proprietà privata perché c'era un buco in una rete e abbiamo visitato ovviamente dall'esterno questa villa. Questa villa che adesso è stata restaurata, la villa che vedete qui, e come si può vedere oggi, non vi dirò dove si trova perché poi ho cercato di costruire inventandomi un comune sulla collina torinese che non è assolutamente quello reale. Comunque questa è la villa che visitammo a quell'epoca e ci girammo tutto attorno. Chi ha avuto già modo di leggere il libro magari qualcosa riconosce, ma la riconosce meglio in questa veste forse, perché questa era la veste che mi ha sempre, ho trovato su internet queste foto, ma mi piaceva perché Villa Minetta, la cito e dopo vi dirò anche perché, perché questo è un rudere purtroppo che si trova sopra Novi Ligure, fu di proprietà della persona più ricca, all'inizio del Novecento, della persona più ricca d'Italia praticamente, e purtroppo ha subito questa bruttissima fine. Anche a un certo punto parlo di una piscina, anche questa la ricorda vagamente, praticamente quella piscina a cui passammo accanto e che descrivo praticamente nella vicenda vera. All'interno, sempre cercando di innestare dei frammenti di storia reale, ad un certo punto parlo anche di altre strutture, tipo questo Castello del Grosso, che si trova a Mirafiori Sud, vista così sembra anche una bella struttura, ancora molto ben conservata, assolutamente non luterone ormai purtroppo, sebbene molto bello, fu una sede delle SS durante la Seconda Guerra Mondiale, questa, direttamente. E questa invece è una mia ricostruzione che può in qualche modo intendere quella che è la descrizione che faccio in realtà della villa, che praticamente come cerco di descriverla praticamente nel racconto poi, che avrete modo di vedere. A questa villa, di cui non sapevo assolutamente niente, cerco di dare una dignità, di dare una storia, di dare un'origine. E nel farlo cerco di legarla a delle persone realmente esistite, in questo caso la faccio costruire da Giovanni Battista Somis,
che fu un importante violinista nel quadro barocco di Torino. Torino barocca nel Settecento non è barocca solo per gli edifici, ma è barocca per tutte le forme d'arte. E quindi lui era un maestro di corte, conosciuto in Europa, un personaggio veramente, ecco la storia scomparsa di cui parlavo, un personaggio di tutto rispetto a livello europeo che ormai è passato nell'ombra, lo conoscono gli addetti ai lavori, forse Sandro sa chi poteva essere Giovanni Battista Solis. Poi la faccio passare non a Francesco Tamagno, che fu un famoso tenore praticamente nel Novecento, inizio Novecento, fine Ottocento, torinese, ma la figlia. La faccio acquistare dalla figlia, che morirà poco a ridosso a metà della seconda conflitto mondiale, praticamente, se non ricordo male nel 42 muore. E quindi cerco di costruire un quadro che non è reale, non ho dei dati per dire che quella villa, però che può stare in piedi, che ha comunque questi personaggi che hanno una storia e messi accostati vicini uno all'altro danno dignità ad una struttura praticamente. Poi parlo anche di questo personaggio che ho voluto inserire perché siamo Mazzè, perché ebbe un impatto pesante questo personaggio su Mazzè, e fingo di farlo arrivare, cioè era in arrivo per andare proprio in questa villa, perché dopo vi leggerò perché. Questo personaggio, che si chiama Raffaele Manganiello, era un prefetto durante la seconda guerra mondiale. Era un prefetto terribile, perché lui era già stato prefetto nella città di Firenze ed era conosciuto col soprannome di Macellario, perché negli interrogatori era veramente cruento, soprattutto nei confronti di quelli che erano dissidenti e partigiani. E visto che la piazza di Torino intorno al 44 era ancora una piazza abbastanza brillante dal punto di vista della partigianeria, viene inviato come prefetto aggiunto proprio su Torino. Cosa succede? Lui arriva a Rondissone, l'autostrada Torino-Milano era già attiva perché era stata inaugurata un po' di anni prima, e viene conosciuto sulla vettura, anche se lui viaggiava come fosse stato un veterinario praticamente, con dei documenti falsi, con una compagna che era anche stato interessante. Lo riconoscono, viene portato a Campagnette per un interrogatorio, e l'interrogatorio sfocia invece, Campagnette era la sede del Diavolo Rosso, e viene ucciso, ma questo provoca una grossa reazione da parte dei fascisti, da parte anche delle forze SS che erano in zona, tant'è che Tonello rischia di essere bruciato e sterminato completamente la nostra frazione di Tonello, salvata solo grazie all'intervento del parroco di allora. Mi sembrava importante riportarlo, è un evento estremamente cruento, ma che fa parte del nostro contesto, forse appunto è stato un po' dimenticato, ma fa parte della nostra storia, se siamo qui anche grazie a degli interventi di vari personaggi. Se siete d'accordo vi leggo un po' la storia della villa come la descrivo appunto mentre ne parlo. Pensi, si parla del nostro comune già in un documento del maggio del 1114 in relazione ad un lascito dell'imperatore Enrico V di Franconia. Qui c'è un addetto di questo comune che parla con il personaggio principale e gli descrive un po' di questioni relative a questa villa abbandonata sulla collina alta di questo comune. Ritengo, ma è solo una mia ipotesi, va di bene, che sulla collina vi fosse già una fortificazione, magari solo una torre, una casa di forte, oppure, perché no, un ricetto andato perduto. Si tolse gli occhiali mentre io continuavo a prendere diligentemente appunti. Poi le informazioni si fanno varie, per alcuni secoli gli unici documenti che possediamo sono i resoconti delle visite pastorali dei vescovi alle due chiese del territorio, cioè la parrocchiale che si trova tuttora sulla piazza e una seconda parrocchiale declassata poi a chiesa campestre che si trova a Volera, località scomparsa insieme a tutto il piccolo borgo, sopravvive solo il toponimo, legato ad un'edicola votiva ai margini del bosco, dove era collocato l'abitato. Sulla collina alta invece non risulta documentato nessun edificio sacro. Ma parliamo della villa, è quella che interessa a lei. Venne realizzata nel 1710 per volere del violinista Solis, Giovanni Battista Solis.
Lo osservavo in attesa di ulteriori informazioni. Non lo conosce, vero? Sorrise bonario mentre io scuotevo il capo. Speravo non si offendesse, non ne sapevo nulla dei violinisti del Settecento. Era una vera autorità di quell'epoca, fu allievo di Arcangelo Corelli, violino solista e maestro di cappella alla corte torinese, personaggio noto in tutta Europa. Appena costruita, Villa Sommis era visibile da lontano, erano pochi allora gli alberi lassù. Fu creato un parco con giardino all'italiana, mentre il resto dell'altura venne sbancata e sui fianchi furono posti lunghi filari di vite. Dopo il farò vedere, gli enormi scandinati servivano proprio all'attività vinicola. Mi riproposi di cercare informazioni sul personaggio. Avevo sempre considerato Torino barocca solo per i suoi edifici, ma sicuramente la città doveva essere stata un crogiolo per tutte le forme dell'arte. Se pensavo alla musica di quel periodo, l'unico nome che focalizzavo era però Rondo Veneziano, e pertanto preferita, Gli alberi scomparvero sul colle solo all'inizio di questo secolo, quando l'edificio e la collina vennero acquistati da Margherita, figlia del tenore torinese Francesco Tramagno. Lei amava la tranquillità e la discrezione, la villa sparì in mezzo al verde, conservando un solo tratto libero per godere il panorama verso la pianura. Madama Tamagna, come la chiamavano, in paese ci veniva spesso, amava queste terre, considerava la casa la sua oasi. Decise anche di far costruire nel locale cimitero la sua particolare tomba, non così imponente come quella commissionata al Monumentale di Torino per il padre, ma, beh, direi che la si nota. Poi arrivò il declino, la madama morì nel 1942, l'anno successivo, dopo il 10 settembre, nel timore di uno sbarco nel nord della penisola, il comando supremo delle forze armate tedesche riorganizzò l'unità a difesa del nord-ovest italiano. Nacque così un gruppo armato formato da unità italiane e tedesche, il cui comando fu posto a Novi Ligure, presso Villa Minetta. Ma per questioni di sicurezza venne creato anche un centro operativo arretrato nei pressi di Torino. I tedeschi disponevano già del comando Torino Sud, ospitato presso il castello del Grosso, ma era un centro troppo conosciuto anche dagli alleati. Volevano qualcosa di meno appariscente e più discosto, e la scelta cadde, spalancai gli occhi stupito, già proprio su Villa Sommis. Nome che ormai nessuno ricordava a quell'epoca, per tutti era la tenuta Tamagna. Situata poco lontano da Torino, distante da occhi discreti e per di più in una posizione strategica, in caso di pericolo fu, in quel drammatico periodo della nostra storia, un rifugio per alti gerarchi e anche purtroppo il luogo in cui molti membri della resistenza venivano condotti per essere interrogati. Quelle che erano state le silenziose due cantine in epoca barocca videro gli orrori e udirono le urla disperate dei corpi straziati durante gli interrogatori. Si dice che molti uomini condotti in quella villa non ne uscirono mai. Questa è un po' la descrizione che faccio praticamente di questa villa. E voglio specificare assolutamente di fantasia, perché sono dati reali innestati, diciamo, assieme in maniera coerente per dare una storia che però non è quella. Ok? Tra l'altro è uno degli aspetti che ha colpito particolarmente Ennio e credo anche la Commissione, questa precisione dei dati storici. I dati storici sono stati tutti riscontrati. I dati storici che sono riportati all'interno del giallo sono stati tutti verificati, e quindi anche perché se ce n'era uno che non tornava ce ne saremmo accorti e non sarebbe arrivato a vincere il giallo nazionale. Detto questo, poi la vita è vero che sappiamo non esiste, è stata poi. Cioè, magari esiste, però non ce lo vuoi dire, perché è un po' di mistero, magari è esistita, magari adesso non c'è più, magari c'è ancora, è stata rinnovata, è stata ristrutturata, però tutti i dati, e io sono praticamente, vivo praticamente a Ivrea, ecco, sul confine, ecco, io sono di Fonsan Mattei, ma operiamo soprattutto qua in Gravese, e su Torino e nell'Ottobre, come vi ho detto. Però la questione di questo personaggio, Agnello, che non conoscevo, io insomma, ho anche un vissuto nella mia famiglia di resistenza, eccetera, quindi è stata una novità, ho dovuto proprio cercare, sono andato, diciamo, non io, anch'io però l'ho fatto su certi altri argomenti, e alla fine sono stati verificati, quindi questo non può che farmi dire sì, tutto qua, a livello di rapporto con la storia, è reale. Sommis è esistito, Torino abbiamo ancora lì, un corso Sommis, ecco, quindi nessuno sa chi era, è fatto bene scriverlo per ricordarlo, è importantissimo, però è che Sommis ci passiamo, e quindi è tutto vero.
è un valore aggiunto. Ci sono tantissimi poi i riferimenti storici, questo era veramente tanto per darvi così un'idea da cui partire, ma veramente non toglie nulla tutto quello che è poi la storia per come prosegue, quindi tutto quello che vi verrà detto è importantissimo, tanto per darvi un'idea, ma non svela nulla. E comunque sono tantissimi riferimenti storici, ce n'è uno che poi a me è piaciuto particolarmente, ma non vi posso dire quale perché è già ben oltre, quindi svelerei troppo. Ok, parliamo un po' dei personaggi, che praticamente sono, qui ce ne sono alcuni, ho riportato un po' di nomi, ecco, alcuni reali, altri no, praticamente, tra quelli che ci sono, la maggior parte sono inventati assolutamente, di alcuni reali faccio solo un accenno, ce n'è uno in particolare che invece è un personaggio reale, perché ovviamente è, si può dire, il coprotagonista, e ne parleremo tra un attimo. Però mi piaceva l'idea di dare una caratterizzazione ai personaggi che mi inventavo, e quindi, per esempio, per Giorgio Falco, che è uno dei personaggi che descrivo praticamente, colui che fornisce le informazioni che vi ho letto poc'anzi, lo definisco l'uomo che mi guardava con aria mente e non doveva essere troppo anziano, ma la barba poco curata e grigia gli donava l'aspetto di un settantenne, due lenti circolari con montatura metallica completavano l'opera. Sorrisi avanzai per presentarmi mentre pensavo che quello avrebbe potuto essere l'aspetto di John Lennon se gli fosse stato concesso di invecchiare. Mi piaceva dare un'immagine anche a queste persone e l'unico modo che ho trovato, che mi sono immaginato, era quello di compararlo a delle persone che un po' tutti abbiamo conosciuto o di cui abbiamo sentito parlare. Questo è un esempio, poi ce n'è un altro, ad esempio di questo Don Enrico, che era una persona massiccia ma con un bel sorriso, indossava un maglione scuro e un berretto da marinaio calato fino alle sopracciglia. Ci fece strada nel cortile e mentre lo seguivamo mi resi conto che aveva un che di familiare del viso, quel viso. Il parroco si tolse il copricapo, allora capì perché quell'avvolto mi era noto. Il viso tondo e il bel sorriso, Don Enrico era la copia esatta dello zio Jesse della serie televisiva Zad, ma senza la fluente barba bianca. Quindi mi piaceva perché comunque il personaggio dello zio Jesse è sempre stato molto piacevole, calmo, dava una certa qual serenità a trovarlo, almeno a me ha sempre dato quella caratteristica. Permettetemi, questo parroco è uno dei personaggi più interessanti, più belli di tutto il thriller. E poi c'è un personaggio che invece è quello reale, un personaggio reale che effettivamente non, cioè, questa è la foto del, come lo descrivo io praticamente a suo tempo, vi leggo un particolare, quindi non c'è bisogno della descrizione, tra un attimo capirete perché. Bene, allora possiamo partire, dissi contento, è presto, poi devo ancora preparare i miei panini alla Nutella. Ma se ti ho detto che alle cipari si pensa al geometra, mica sappiamo se porterà la Nutella e sai bene che senza io non mi muovo proprio. Va bene, dai, dov'è il pane? Te li preparo io, dissi prendendo la confezione da un chilogrammo di crema al cioccolato che faceva la mostra di sé in dispensa. Questa era un po' la storia, eravamo nell'86, adesso siamo diventati grandi, adulti, quasi ormai anziani, quindi le cose sono assolutamente cambiate. Quindi, no, infatti, ma sicuramente questa persona è cambiata, vero Costas? Vieni, dai. Ecco, lui è la persona che è il coprotagonista di questo libro, come vedete, insomma, è giocoso esattamente come lo troverete descritto nel libro. È rimasto tale quale perché lo si può vedere dalla seconda foto che effettivamente buon sangue non mente. Beh, mi fa piacere che descrivi in questa maniera comunque. Ma in effetti tutto quello che dice nel libro è praticamente vero, tranne la mia saggezza che non esiste. Comunque niente, cosa posso fare? Ma il conto di impreparato, comunque non è vero, è saggio, è sempre stato, in effetti ha
E questo incedere, questo modo di fare che descrivo è il suo incedere di modo di fare che è reale, che ha sempre avuto praticamente. È l'amico che vorremmo avere tutti, eh? È l'amico che sì, vorremmo avere tutti. Sì, confermo. Se ormai ci conosciamo fino a 84, quando sono arrivato in Italia. Sì, esatto. Niente, posso solo raccontare come è iniziata sta avventura qua. Era fine 2018, inizio 2019 più o meno, mi chiama Danilo, mi fa: senti, mi è venuta un'idea un po' bislacca, così intenzione di scrivere un libro e ti voglio menzionare dentro, ti voglio fare anche una parte. Ma dico, vabbè, basta non farmi fare delle figuracce poi. Ma di che cosa si tratta? Mi fa: ti ricordi la passeggiata, la castagnata che ci siamo fatti? Non dire no, assolutamente. con l'avventura del castello della villa. Un attimo di silenzio, pelle d'oca ancora adesso, quando ho visto la foto bianco e nero che hai messo e la piscina, mi è venuta veramente la pelle d'oca. E dico, certo che mi ricordo. Fa niente, volevo raccontare questa avventura. Dico, ma cosa vai a raccontare? Mi fa: inizio di là, poi vediamo cosa viene di su. Dopo 2 o 3 mesi mi ha mandato i primi capitoli, mi fa: provo qua a leggere, vedere se mi ritrovi, vedere se può andare bene, una cosa del genere. In effetti il primo capitolo è una storia vera, proprio nei minimi particolari. Poi lui si è addentrato in altri meandri del giallo, eccetera, ed è uscita una bella cosa. Ho letto i primi 3 capitoli, penso in mezz'ora più o meno. Gli ho detto: adesso mandami anche il resto. Mi fa: come il resto? Appena iniziato a scrivere. Comunque abbi fede, arriverà. Quindi niente, poi è arrivata la pandemia, noi tra una torta alla Nutella e un ce la faremo dai balconi, e lui si è messo lì, ha scritto questo libro che alla fine direi che ha avuto un bel successo. Adesso vediamo, il successo ce lo dirà lui. Ha vinto un concorso, voglio dire, è già una buona cosa. Sì, io posso solo dire che al momento Danilo Alberto è diventato anche un punto di riferimento. Io non so quanti lettori di Repubblica sappiano dove Mazzè, però dopo la recensione che è apparsa qualche 5-6 giorni fa, magari si sono chiesti dov'è. Cioè è importante poi collegare anche l'autore ad una località, ecco perché la presentazione ufficiale è questa sera. E quindi già direi che qualcosa l'ha già raggiunto. Sì, comunque è un libro molto bello, interessantissimo. Ci sarei assolutamente comoda, no, me l'ha fatto leggere non tutto, mi fa la fine, non te la faccio leggere. Adesso 2 settimane fa ho preso il libro ufficialmente e penso che in 2 pomeriggi l'ho finito tutto, veramente una trama che prende subito, cioè se l'ho letto io in 2 pomeriggi vuol dire che è veramente molto interessante, anche perché amalgama storia, antropologia, astronomia, scuola guida sportiva, qualsiasi, cioè, c'è di tutto, è veramente molto, molto bello. Okay. Grazie mille. Se non c'è nessuno qua, volevo darti solo una cosa per aspettare. Per chi ha letto il libro sa di che cosa stiamo parlando. Sei un libro, sei. Esiste davvero. No, per questo non è l'età. C'è una medaglia. Che viene descritta ad un certo punto. C'è scritto dentro il libro. Chi l'ha letto saprà di che cosa stiamo parlando, chi non ha letto il libro deve leggerlo. Grazie, veramente, ma questa non era preparata, giuro, posso assolutamente, sono colpito davvero. C'è scritto Panassimo Filias, è giusto? Vuol dire medaglia dell'amicizia in greco. Grazie, è una cosa veramente, mi fa veramente enormemente piacere. Vabbè, è meglio che parli un attimo. Dell'emozione, sì.
avevamo detto che ti saresti emozionato e quindi ci sta tutto. E quindi si diceva che il primo capitolo, che non racconteremo naturalmente, però nasce da una storia realmente accaduta. Ma da lì ci sono 18 i capitoli. So, ma non posso raccontarvi, cioè non posso dire di più e quindi ci sto girando di tutto. No, va bene. Proseguiamo. Proseguiamo. Un'altra caratteristica sono i luoghi, le località. Alcune sono scritte in bella mostra sulla copertina. In effetti il Canavese è la mia terra, io sapete, ci tengo davvero molto. Il Canavese è una delle terre migliori in cui poter vivere, a mio avviso, assolutamente, perché è un territorio che va assolutamente amato, valorizzato, fatto conoscere, dovete farlo tutti, ecco, questo è l'invito che faccio davvero col cuore a tutti quanti, perché lo merita, perché è un bel territorio, perché ha tante caratteristiche. Si parla di alcune zone, alcune abbiamo visto, Mazzè è stato toccato, si parla di Chivasso, avrete modo di scoprirlo. Ma oltre al Canavese, una grossa pezza è dedicata alla collina torinese, dove si trova questo comune che pur di fantasia ma vive nei pressi di Torino. Torino assolutamente, perché la località in cui vive Costas, no? Giusto? Perché lì è la località in cui i personaggi studiano e così via, praticamente. Sono due punti che sono cardini e veramente importanti. Però c'è anche un inciso che inizialmente può sembrare assolutamente, perché sta parlando di questo territorio, magari iniziando e dice ma non c'entra niente, consiglio di andare avanti, ecco. Perché se non vivessi in Canavese l'unico altro posto in cui amerei vivere, devo dire assolutamente, la Valmaira, perché trovo che sia un territorio magico anch'esso, poco conosciuto e molto 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 bello. Quindi ho deciso di inserirla, ancorché mi servivano alcune determinate caratteristiche. Parlo in particolare di Dronero, che alle porte proprio del territorio apre la strada verso la Valmaira. Parlo di Elva e di questo posto magnifico e inaspettato, in questa chiesetta alpina in cui si trova questo splendido affresco che è un qualcosa di incredibile da lasciare a bocca aperta, potrebbe tranquillamente stare all'interno di una cattedrale, a mio avviso, perché è di una cura e di un dettaglio che è favoloso assolutamente, è realizzato da Hans Klemmer, che è detto il maestro di Elva. E parlo di Stroppo, che è un altro centro in cui faccio alcuni accenni. Questa chiesa è favolosa, si trova vicino ad un precipizio, la si incontra ad un tornante, appare all'improvviso ed è completamente staccata rispetto al paese. Nel libro si spiegherà anche perché si trova praticamente così staccata. Ed era la parrocchiale San Peire, in linguaggio occitano, locale dove non è nient'altro che San Pietro, praticamente. Però è una chiesa veramente favolosa. Io fino a prima della pandemia, una volta all'anno un giro in Valmaira lo facevo sempre molto volentieri, perché comunque è un territorio, come dico, che secondo me vale assolutamente la pena. Direi che possiamo anche concludere a questo punto. Ecco, è già stato anticipato che i capitoli sono 18, questi sono i titoli veloci, mentre praticamente che potrete trovare, alcuni sono molto evidenti, altri fanno accenno a qualcosa che capita all'interno del capitolo stesso, e niente, non mi rimane che ringraziarvi per essere venuti qui e invitarvi, se vi fa piacere, a leggerlo e provare a vedere se trovate qualcosa di interessante. Va benissimo anche, magari se mi fate sapere, date un eco di quello che avete trovato, eccetera, mi fa molto piacere, perché credo che sia interessante anche questo. Io avrei finito.